Ok, ciao a tutti ragazzi, questo è il mio primo video, sono stata tipo, ho fatto 2000 prove, infatti mi dispiace per eventuali errori che ci saranno nel corso della registrazione, per dei vuoti dovuti al fatto che sto parlando con uno schermo e non l'ho mai fatto prima, quindi perdonatemi. Per chi ancora non l'avesse capito, io sono italianissima, quindi insomma, scrivo in inglese perché la maggior parte delle persone che mi guardano sono inglesi, ma appunto sono italiana. Mi dispiace per appunto i follower che ho italiani perché. Mi dispiace per le persone inglesi che mi ascoltano, però la mia lingua madre è l'italiano e quindi ho preferito parlare in italiano. Sto facendo questo video perché, con l'audio perché qualcuno mi ha consigliato di farlo, ma prendete tutto quello che dico con le pinze perché sono autodidatta. Non ho mai frequentato una scuola di fumetto, di colorazione. Ho sempre guardato tutorial, letto delle cose, le teorie del colore e io stessa sono consapevole del fatto che ci sono perso tante persone più brave di me. Qua ho utilizzato uno stile completamente diverso, come potete vedere dagli altri video, perché qui sto realizzando una pin-up, la mia prima pin-up. Peraltro, dopo tanti tentativi andati male. Non è uno stile prettamente manga come gli altri, è uno stile più fumettistico perché riprende un po' l'anatomia reale, quella che usano i fumettisti. Ma anche qui prendete tutto quello che dico con le pinze perché io mi sono rifatta ad un artista che ho conosciuto su DeviantArt, perché sono su DeviantArt, si chiama The Zork, è spagnolo, ha fatto un solo tutorial, io l'ho visto. Insomma, è un grande artista, quello che ne ho ricavato è stato grande, quindi ve lo consiglio, soprattutto per chi volesse poi disegnare questo tipo di pin-up, colorazione 2D si chiama, però secondo me è un po' tridimensionale. In descrizione metterò il link. E qui appunto sto disegnando Magiline, perché non so se si è capito, ma quelli che mi hanno potuto parlare hanno capito che mi piace il Madolce, perché soprattutto per gli artwork, perché sono molto carini e poi perché mi diverte. No, non gioco a livello professionale perché mi piace di più spendere il mio tempo a disegnare. Però gioco con i miei amici che giocano a livello professionale e conosco le regole in generale. Mi dicono che sono brava, poi non lo so. Spero che tutto quest'audio si senta perché sinceramente rifarlo sarebbe traumatico. Quindi qui come vedete sta cominciando a prendere una sorta di tridimensionalità la figura perché colorare al computer, nonostante alcuni dicano che sia più facile, e anche disegnare, invece non è così, perché la prima volta che io presi la mia tavoletta grafica 2 anni fa avevo la Wacom Bamboo, che è bellissima ragazzi, quindi chi ce l'ha non la butti. La prima volta che la presi in mano io rimasi traumatizzata perché con le matite ci sapevo fare e ci so fare ancora. E pensavo fosse la stessa cosa, quando invece è completamente un altro tipo di cosa. La tavoletta grafica è come imparare da zero a disegnare, veramente. Tranne quando poi ci prendi l'abitudine. Qui appunto mi sono accorta, guardando anche The Zork, ma anche altri artisti su YouTube che magari vi elencherò pian piano, se vi piace questo video con l'audio dove io non so parlare, però va bene.
In realtà il colore nell'arte digitale è più come la scultura. Si procede per gradi e per livelli. Si inizia a livello base, che è solo colore, colore normalissimo, e si va pian piano di sopra a ricavarne le ombre, le luci, i dettagli. E poi a comporli. Infatti la mia figura, se vedete, inizialmente era completamente piatta, poi con le ombre e con delle luci in certi punti ha cominciato a prendere forma. Qui nelle labbra si vedrà tra poco. Infatti l'ombra dà proprio questa tridimensionalità. Non ho molto da dire perché non so se vi interessa anche quello che dico. Però considero questo tipo di tecnica molto divertente. Infatti penso che procederò sempre così, anche perché questo disegno non è terminato. Io lo sto mandando perché altrimenti il video successivo verrebbe troppo lungo. Perché questo disegno fa parte di un disegno più grande, dove ci sarà un altro personaggio che molti apprezzeranno. Quello lì però è un uomo. E se verrà un disegno abbastanza carino, penso che lo metterò anche come maglietta. Per chi non lo sapesse, ho l'account su Society6 e il link in descrizione. Però l'ho aperto da poco, quindi vedrete due disegni per maglietta praticamente. Il disegno che verrà comunque sarà veramente carino, soddisferà due tipologie di giocatori, perché sono due mazzi diversi, sono il Madolce. È un altro che non vi dico e sarà molto ironica come maglietta peraltro, cioè considerate che c'è Magilane che è versione pin-up che manda un bacino, e comunque stavo dicendo che questa tecnica a me piace molto, mi diverte, fa vivere i miei personaggi e quindi penso che utilizzerò sempre questa, certamente migliorandola. Già con l'altro personaggio ho scoperto di saper fare una cosa che non sapevo fare. Magari ve lo dirò nel prossimo video, sempre che continuerò a fare file audio e che questo vada bene. E niente, posso dirvi qualcosa sul programma che utilizzo? Io non utilizzo Photoshop semplicemente perché non lo so usare. Cioè, più che non saperlo usare, mi è venuto molto difficile quando ho utilizzato per la prima volta la tavoletta grafica, perché nonostante i miei sforzi, nonostante i tutorial che ci sono, e sono tutti in inglese, veramente tutti in inglese, quelli buoni, purtroppo in Italia chi sa disegnare e colorare soprattutto non rende tanto accessibili certi tutorial, purtroppo. E preferisce fare workshop che secondo me sono buoni comunque, cioè io se potessi, se vivessi a Roma, a Firenze, in questi posti dove li fanno, ci andrei sicuramente, però purtroppo non è così e non posso permettermi di andare e pagare pure questo, quindi io non ho saputo utilizzare Photoshop, non me l'ha potuto insegnare nessuno. Quindi non ho potuto impararlo, perché Photoshop è il miglior programma di grafica, secondo me, di colorazione soprattutto presente, cioè che io conosco, e ne conosco tantissimi, però è internazionalmente riconosciuto, quindi è il migliore, perché riflette di più la realtà. È molto più intuitivo, nel senso che se io disegno sulla tavoletta con Photoshop, mi sembra di disegnare nella realtà. Soltanto che è così complicato per tutte le altre opzioni, perché un programma di grafica non consta solo dei pennelli e dei colori, ma è anche grafica. Infatti io sulla tavoletta, che adesso ho una Wacom, una Cintiq 12WX, io vedevo un altro tipo di colore, perché io non ho il Mac, quindi non vedo i colori per quelli che sono, li vedo più... Ecco, mi stava crashando il programma.
li vedo più caldi sulla tavoletta, mentre al PC li vedo più freddi, infatti penso che lavorerò di saturazione in questo, poi in questo disegno. Appunto, come vi sto dicendo, non consta solo dei pennelli, ma anche della grafica. E Photoshop è il migliore. Tuttavia, appunto, io non lo so utilizzare bene, quindi non lo utilizzo. Ci ho provato una marea di volte, ci provo ancora, ma ancora non c'è feeling tra me e questo programma. Questo qui che sto utilizzando si chiama Paint Tools Eye. Ed è più semplice, molti disegnatori e coloristi colorano su Sai perché praticamente è una versione di Photoshop molto più semplificata e meno professionale. Però secondo me si possono fare grandi cose, anche perché ho visto cose disumane fatte con Paint Tools Sai, quindi basta semplicemente esercitarsi. Comunque i file di Sai vanno bene anche su Photoshop. Qui mi sto parlando di cose prettamente grafiche, quindi chi non fosse interessato mi dispiace. E niente ragazzi, questo è quello che volevo dirvi. Se volete sapere altro, basta chiedere nei commenti. Spero che questo video vi sia piaciuto. Grazie a tutti, iscrivetevi. Ciao!